L'amministrazione comunale, guidata da Francesco Del Deo, mentre da un lato ha bocciato una mozione del consigliere comunale del PCML Domenico Savio che proponeva detrazioni sull'IMU e sulla TASI per le famiglie a basso reddito, per gli artigiani e per i piccoli commercianti sempre più attanagliati dalla galoppante crisi economica, dall'altro lato, oltre ad equiparare i fabbricati delle attività culturali e agricole a quelli degli alberghi e delle pensioni, ha vergognosamente deciso di detassare circa 200 euro all'anno le abitazioni principali di tipo signorile, le ville e i castelli. Assurdo. Eppure quella di Save era una proposta ragionevole ed equilibrata, tendente a creare una maggiore equità sociale tra i cittadini, salvaguardando e migliorando le condizioni di vita delle famiglie dei lavoratori occupati, disoccupati e pensionati, delle piccole aziende commerciali, artigianali e agricole, della pesca e delle attività collegate alle arti e mestieri, allo sport, eccetera. Ma la maggioranza amministrativa, formata da imprenditori e grandi professionisti benestanti, l'ha bocciata senza batter ciglio, rifiutandosi persino di discuterla e di valutarne l'impatto sul bilancio comunale e sulle condizioni di vita del popolo foriano. Una bocciatura che penalizza ulteriormente le fasce popolari ed economicamente più deboli della società foriana e che è stata duramente stigmatizzata da Domenico Savio nel corso del civico consesso.